Innanzitutto ringraziarvi per questo invito. E, insomma, questi lavori li trovo davvero, davvero interessanti. Porto a tutti voi il saluto delle democratiche, delle donne democratiche di Puglia. In realtà io potrei iniziare e concludere il mio intervento dicendo che sottoscrivo in toto tutto quello che ha appena detto nel suo intervento Marina Sereni. Perché in effetti ha centrato, diciamo, quello che è il vero problema che viviamo in questa fase difficile del nostro paese. Una crisi perché noi ci prepariamo comunque ad affrontare una fase molto difficile, certamente non priva, diciamo, di incognite, che si concluderà con le elezioni politiche, dalle quali noi vogliamo che emerga un'Italia migliore, che possa scaturire un nuovo progetto che faccia uscire l'Italia da questo momento difficile di crisi. Non è molto meglio per me, Marina, se ti può. Questo. Quindi la crisi economica, tuttavia, non è, diciamo, la sola crisi del momento, ma, come diceva giustamente Marina, c'è questa crisi del sistema politico, della politica, che è una crisi epocale. E io credo che rappresenti davvero il tratto distintivo di questa Seconda Repubblica. Una crisi che noi possiamo sintetizzare come simbolicamente rappresentata in queste immagini da Trimalcione, da Basso Impero, o se vogliamo dire da, come dire, perché comunque queste immagini che ci vengono rappresentate dai consiglieri del PDL della Regione Lazio in queste feste non mi fanno pensare diversamente. Mi viene da pensare al film di Vanzina, ai film dei fratelli Vanzina, però magari poi lui si offende, ma possiamo pensare al satirico Fellignano, qualcos'altro, ai 100 giorni di Sodoma di Pasolini. Insomma, come vogliamo declinarla è sempre, diciamo, un vero dramma, diciamo. E l'effetto micidiale che questo modo di fare politica ha prodotto, effettivamente lo vediamo in questo scollamento molto forte che c'è tra la politica e i cittadini e che comunque ha determinato anche una crescente disillusione rispetto a quelle che sono poi le reali capacità della politica di far uscire il nostro paese da questo momento di crisi. E quindi c'è poi una repulsione totale nei confronti della politica, purtroppo anche nei confronti della buona politica, ma c'è anche una progressione, diciamo, come dire, crisi della partecipazione, c'è un disimpegno della partecipazione. E ovviamente tutti questi sentimenti negativi, che sono, diciamo, quelli maggiormente rilevabili, la disillusione, il disimpegno, il sentimento forte, diciamo, la repulsione, fanno crescere l'astensionismo, diventa sempre più crescente, ma purtroppo fanno crescere anche quelle forze che hanno come base, come fondamento, il rifiuto della politica e di tutti quanti i politici e quindi la sperimentazione di nuove forme di partecipazione. Forze che comunque a volte, e in maniera anche abbastanza eclatante direi, entrano in contraddizioni ancora più forti rispetto a quelle tradizionali, diciamo, dei partiti. E non mi riferisco solo al fenomeno del grillismo, ma mi riferisco anche ad alcun associazionismo ancillare, ma che tuttavia comunque mettono in evidenza come a fondamento, diciamo, della crisi della politica non ci sia solo, come dire, un decadimento dell'etica, ma c'è anche, una crisi della forma di partecipazione e in generale della rappresentanza politica. E io credo che, ne approfitto, per dirle queste cose di fronte ad autorevoli, personalità del mio partito, e che hanno, diciamo, che in questi giorni grandissime responsabilità rispetto a questo tema.
Credo che debbano affrontarlo nella giusta dimensione, con la giusta risolutezza, e soprattutto debbano considerare questo tema come maggiormente, ecco, nel Mezzogiorno, perché il partito qui nel Mezzogiorno purtroppo presenta delle debolezze più forti. E lo deve fare perché questa è la strada per uscire, la strada maestra per far invertire questa tendenza e per fare uscire la crisi da questo momento di crisi in cui la politica, da questo momento di crisi in cui si trova, sperimentando nuove forme di partecipazione e rinnovando la rappresentanza. Mi dispiace che non ci sia Amati, ma il darwinismo di cui lui è, diciamo, in questi giorni promotore, il darwinismo non è certamente una soluzione virtuale, ma probabilmente è parte integrante della crisi. Guardate, io credo, insomma, che le donne democratiche, o comunque le donne di Puglia, abbiano dato una risposta, seppur parziale, a questo problema della partecipazione. Questo tentativo così di stimolarla, io credo che assuma una, come dire, un'importanza, una rilevanza fondamentale il lavoro che è stato prodotto da tante donne provenienti dai partiti, provenienti dalla società civile, dalle forze sociali, per mettere in campo, per stimolare la partecipazione e cercare di colmare questo vuoto di rappresentanza di genere che c'è nel nostro paese ed in particolare nel Consiglio regionale. E lo si è fatto cercando di fare, di considerare come criteri quello della condivisione, quello dell'inclusione, quello del confronto, quello dell'apertura. Ed è stato un successo la nostra iniziativa popolare, la proposta di legge di iniziativa popolare che introduca la parità di genere nel Consiglio regionale. E io mi auguro che il Consiglio regionale, e faccio appello in maniera particolare ai miei rappresentanti, ai rappresentanti del mio partito, perché possano cogliere senza reticenze, senza ambiguità, e possano dare una risposta ai 30.000, perché 30.000 sono state le firme dei cittadini, uomini e donne di questa regione, che hanno firmato quella proposta. Si tratta sicuramente di una proposta di buonsenso, e io credo che sia assolutamente necessario abbandonare degli arroccamenti difensivi, perché poi anche su questo tema si misura la capacità del nostro partito di essere davvero innovatore. Guardate, ormai è abbastanza risaputo, è abbastanza crescente il sentimento nel Paese che vede, diciamo, la partecipazione della donna come un modo per qualificare la nostra democrazia, per migliorare e rafforzare la nostra democrazia. Perché oltre ai sentimenti di sfiducia, ai sentimenti di repulsione di cui sopra, c'è anche una forte domanda di cambiamento che viene dal basso, che viene dal paese, che sale dal paese, dalla società civile, dalla cittadinanza attiva, che fa tante proposte e che ovviamente è in attesa di risposte. E quindi io credo che le donne pugliesi e le donne democratiche vogliano, diciamo, essere parte in causa di questo risveglio, di questa riscossa civica e sociale del nostro paese. E quindi mi auguro davvero che le risposte in tal senso possano essere positive, possano essere, perché tutto dipende da come il nostro partito declinerà queste risposte, dal senso che vorrà dare a queste proposte, a queste domande che davvero sono sempre più insistenti e che partono dalla società. Grazie.